Videomessaggio per Belen dallo scoglio, 11 anni dopo del primo. Voilà! Signori e signore, scusate se è poco. Quando tutto il mondo, l'Italia, non sapeva nemmeno che cosa fosse Belen, che entità fosse, io già la conoscevo da giugno 2007. Ho mandato i primi messaggi al suo fan club. No, sintonizzatevi, scrivetevi, fate un momento locale, giugno 2007. E il primo video che sta qui sopra è di agosto 2008. Agosto 2008, oggi è 9 maggio 2019. Signore e signori, primo fan di Belen in assoluto. E chi ci stava lo sa. E chi si spaccia per primo fan adesso non lo sa. Chi ci stava lo sa, chi sono, cosa abbiamo fatto in quegli anni, che cosa abbiamo fatto sul fan club e che cosa, quali sono state le, tutto il nostro lavoro, tutta la nostra pubblicità, tutto il nostro appoggiare la grande Belen. Grande soprattutto perché la buona Belen, che praticamente a 23 anni era, secondo me, la donna più bella del mondo. Cioè, c'è quella foto di cui io mi sono innamorato, di Caldae Fer. Il mese non lo ricordo, ma ce l'ho bene col mare dietro, appunto, come sto io adesso. Però lei è un po' diversa. E quella foto là mi ha folgorato. Ma tutto è nato dal fatto che avevo letto su internet la famosa pomata che aveva dato a Borriello per, o si era spacciata, insomma, per la storia di Borriello, della pomata, del doping. Allora, incuriosito, ho detto fammi vedere chi è questa che ha fatto questa cosa qua. Quindi la curiosità mi è nata da quella cosa là. Poi, come la sono andata a cercare, è uscita questa foto qui. Ho detto wow. Ho detto questa è micidiale, ma non come lo sono oggi micidiale. Quella era micidiale proprio. Era il top di gamma. Il top di gamma di Samsung e di Apple messo insieme. Belen, si può fare pure una ditta di telefono. Quindi attenzione, mare mosso, sono un po' di scogli, guarda che mare, guarda che sole oggi, guarda che sole, dopo tanto penare, almeno mezza giornata di sole ce la ritagliamo. Quindi ho visto poi che aveva un fan club, la grande Charlotte, che gli aveva aperto il fan club. E ho provato a scrivere un messaggio. Quando poi lei ha risposto, mi ha detto grazie, no, così, un messaggio un po' stupido. Io non ci credevo, ho detto vabbè, queste è come quelle le solite che ci avranno qualcuno dietro, sono finte, sono fake, no? E invece era proprio lei. Dopo, piano piano, ho conosciuto la madre, la grande Veronica. E insomma, diciamo, sono diventato, dopo chiaramente Charlotte che ha aperto il fan club, sono diventato il suo primo fan uomo. Su questo non ci sono dubbi, su questo mettiamoci la mano sul fuoco e su questo non c'è niente da controbattere. Poi in divenire ho provato, quando mi piace questa parola, bello, in divenire, mettitela in mente che è bello, in divenire, ho provato con i messaggi, con le poesie, con tutto, con i video che vedete qua sopra, a cercare di corteggiarla, di conquistarla senza avere una lira. Però premetto che lei, appena conosciuta nel 2007, anche lei non aveva una lira, quindi stiamo parlando più o meno dello stesso livello quei giorni là. Poi adesso lei un po' se l'è fatta camminare, diciamo, e quindi io invece non me lo sono fatto tanto camminare, quello mio non cammina tanto, e quindi alla fine oggi è quello che è e io, diciamo, sono rimasto quello che sono. Però non conta, questo conta in amore, non conta. Quello che ti volevo dire, Belu, e mi rivolgo a te adesso personalmente, sperando che tu lo legga, ma te lo faccio vedere il video in modo dell'altro, è che 12 anni appunto a giugno di fedeltà in Italia non te l'ha fatti nessuno e mai ce l'avrai, non li troverai nessun amore. E poi l'amore come lo intendi tu lasciamo perdere, ma non lo troverai proprio. E quello che ti volevo dire è che mi piacerebbe
per farla breve, mi piacerebbe comunque un giorno incontrarti, solo se ti rimetti con De Martino, allora è un'altra storia, allora ti lascio stare, perché io ti ho lasciato stare nel momento in cui ti sei messa con De Martino, perché lui mi piaceva, è una persona che ritengo seria e infatti è nato Santi. Non ti scordare che quando tu appunto avevi un po', stavi un po' sfasato e stavi fuori fase, io ho fatto di tutto lottando contro tutti, ma anche contro te, per convincerti, per farti smontare da quelle cazzate che stavi facendo, senza ritirare in ballo il personaggio. E ti assicuro che in qualche modo ti ho influenzato, che tutti siamo correlati in questo mondo. Se il vento tira, sposta tutte le foglie verso un'unica direzione. Quindi la mia influenza c'è stata. E se oggi, diciamo, no, se oggi sei quello che sei, perché tu lo saresti diventato comunque, ma se perlomeno, diciamo, c'è Santiago, è un po' un 1% è anche merito mio che sono stato là a romperti il cazzo tutti i giorni e a rimetterci pure io personalmente, perché avrei potuto fare molto con te se avessi fatto il leccaculo come fanno tutti. Invece io sono passato la parte dello stalker, di quello che ti rompeva il cazzo. Io ti ho detto: guarda che non ci sono, invece ce l'hai a fianco. Il signorino là si è visto dove è andato, io invece non ti ho più scocciata e rotta, anche se ti seguo sempre. Per me il sentimento per te rimane identico a distanza di 12 anni. Certamente in questi anni sono successe tante cose, appunto tu ti sei sposata, hai avuto un figlio, sei diventata mamma, poi ti sei pure lasciata, vabbè, poi hai sbagliato di 40 km in Abruzzo qua il tuo nuovo sposo, perché te l'ho detto in Abruzzo, ma non vasto, te l'avevo detto Pescara, comunque, boh. E quindi l'unica cosa che ho da recriminare nei tuoi confronti è che la bellezza deve essere diramata. Non ti hanno dato la bellezza per farti i cazzi tuoi, per arricchirti e per... anche... ma mo l'hai fatto, una come te doveva fare almeno 4-5 figli, almeno 4-5 figli. Invece ti sei fatta prendere un po' da tutte queste minchiate della tua vita, ma fai ancora in tempo, volendo fai ancora in tempo. Io mo non ti dico vatti a riprendere De Martino, ma vedi un po' tu come vuoi fare. Fatto sta che io adesso ti ritengo, ti ho voluto bene per 12 anni, ti ritengo comunque un'amica che, della quale sono stato molto 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 innamorato, molto molto, anche se è col pensiero. E quando tu mi dicevi che col pensiero è una stupidaggine, una stronzata, perché non si può fare, perché io non ti vivo, e io ti dicevo: guarda che è lo stesso, alla fine è lo stesso, anzi l'amore, se vogliamo, l'amore vero, virtuale, è anche un amore più, appunto, sincero. Infatti sto ancora qua dopo 12 anni, perché non abbiamo consumato, non ci siamo stufati degli involucri, non ci siamo stufati degli involucri. Gli involucri possono cambiare, l'amore invece resta. L'idea dell'amore, l'idea, quello che si sente, resta, perlomeno per me, come lo vedo io. Tu dopo lo vedi in modo diverso, va bene, e si vede come vanno le tue storie. Se sei contenta tu, contenti tutti. Quindi diciamo, l'unica cosa che c'è da recriminare è che devi fare più figli, perché la bellezza va, è come una staffetta, va tramandata. E sei fatta bella per, sei stata fatta bella tua madre, che era bella a sua volta, però lei ha fatto 3 figli bellissimi e tu devi fare un'altra che 5, non so se mi spiego. Almeno 5, se io fossi stata te ne facevo 10 figli. Bastava che quei 4 soldi che hai fatto all'inizio, 10 figli, per campare 10 figli, invece ti fatti prendere da un'ambizione inutile di arrivare chissà dove, ma comunque tu hai fatto. Tu oggi sei un'icona, tu sei un'icona in Italia. Io vedo su Instagram, ci sta il 70% delle ragazze, ti copia per filo e per segno tutto, dallo stile, da come vanno vestiti, da come si truccano, da come si mettono le foto, e sembrano tutte a copiare te.
quindi sei un'icona. Cioè, più di questo non si può fare. Hai cambiato la mentalità a tutte le ragazze qua d'Italia. Le hai portate un po' alla libertà e un po' a imputtanirle pure, perché queste adesso si credono chissà che cosa possono fare tutte, ma sono tutte copie. Di Belen ce n'è una. E fortunatamente io sono stato il primo a vederla e a dire che tu diventavi la numero uno e sei diventata la numero uno. Più di questo non si può. In più ho 2 ore di registrazione delle cose che ci siamo detti quando eri in Sudafrica, perché mi è partito il telefono, volevo fare solo una breve ripresa, poi mi è partito, ho chiuso il telefono e mi è rimasto aperto e si sente solo l'audio, però ho 2 ore di audio dove ci siamo raccontati tutti, io quindi quella cosa là per me è viva, io la sento sempre, ogni tanto la risento, mi sembra come se fosse ieri, e quando ti rivedo ogni tanto che ridi e c'è quella risata che a me mi apre sempre il cuore, quella risata là a me mi apre sempre il cuore, vederti che stai bene a me mi riempie sempre il cuore, anche se non ho avuto niente a livello pratico, ma ho avuto tanto, tanto per le cose che volevo avere io in quel periodo, cioè a livello di pensieri, il fatto che tu comunque mi hai pensato, anche obbligatoriamente, mi hai pensato che io ti rompevo il cazzo. E per me è stato molto importante, è stato tutto, perché io in quel momento ero pensato dalla donna che io ritenevo la più bella del mondo, per me che sono maschio, sono uomo, è il top, non potevo avere di più, averti fisicamente era solo un passaggio che io sinceramente lascio ad altri, perché se vogliamo non lo vedo così l'amore. Però se tu un giorno da amica mi vuoi venire a cercare, a trovare, in qualche modo ci vogliamo sentire e ti muovi tu il culetto, lo muovi tu, perché c'è più possibilità di me, a me mi fai felicissimo, felicissimo. In nome della vecchia amicizia e in nome dei sentimenti puri, perché i sentimenti puri sono quelli che contano di più al mondo. E non gli usa e getta che ci stanno oggi e tutte. E per me, io verso di te ho avuto sempre un sentimento puro. Poi che ti volevo dire, che volevo venire a Italia Ghost Talent a farti una canzone a sorpresa. Ho fatto la domanda nel 2012, mi hanno chiamato l'anno scorso, dopo 6 anni. Ho detto, voi state malati, fulminati, perché sono passati 6 anni. Io c'ho un'altra situazione, cioè non posso venire, non c'avevo lo sprint di venire là a cantarti una canzone, logico. Poi già te l'ho fatta sta cosa, quella l'avevo fatta là in quel periodo, volevo venire perché nel 2012 ti volevo recuperare all'ultimo, ma poi non ho fatto in tempo. E questi continuano a chiamare, non lo so se si drogano, boh, non lo so che fanno. Comunque, che cosa vogliono fare, che cosa, cioè, proprio, vabbè. Chiusa la parentesi. Quindi niente, questo video è per dirti, dopo 12 anni, per chiudere un ciclo aperto da 12 anni a questa parte, perché non parlerò più di te ai video, è per dirti che ti voglio bene, davvero. E in Italia c'è uno che ti ha voluto bene da appena sei arrivata ad oggi, e ti voglio ancora bene, tutto qua. Ciao.